Siamo in una situazione in cui abbiamo aperto tutte le attività e quindi è ripresa normalmente la nostra vita, sia lavorativa che sociale. Questo ovviamente ha comportato un aumento dei contatti ed una ripresa dell'infezione in maniera importante, soprattutto legata anche alle nuove varianti che sono comparse e si sono diffuse sul territorio italiano. Questo ha portato sia ad una ripresa dei contagi, ma soprattutto, associata a questa variante, anche una ripresa delle ospedalizzazioni, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. È vero che ultimamente, la situazione si sta in qualche modo raffreddando. Abbiamo avuto, una riduzione dei contagi recentemente, abbiamo visto rallentare, la crescita epidemica. Ma ciò nonostante, è importante considerare che è comunque una situazione a rischio, soprattutto per i soggetti più fragili, e quindi, il consiglio, l'invito, molto forte che io vorrei fare è di, vaccinarsi. Vaccinarsi, con, la quarta dose booster significa proteggersi da un virus che provoca sia condizioni gravi nei soggetti fragili, ma provoca anche una persistenza della malattia nei soggetti sia anziani che giovani, ovvero long COVID. Questa condizione, che non dobbiamo trascurare, può comportare disabilità, può comportare disagi prolungati nel tempo e anche importanti nei soggetti che sono appunto colpiti dal long COVID. Il vaccino è un vaccino che protegge meno rispetto al passato, rispetto all'infezione, ma protegge invece in maniera forte, efficace nei confronti della malattia più grave e nei confronti anche del long COVID. Non è opportuno aspettare settembre, non è opportuno aspettare la nuova ondata epidemica, perché in questo momento comunque il virus circola. Comunque è un fattore di rischio e peraltro non sappiamo esattamente quando comparirà il nuovo vaccino e quindi quando sarà possibile eventualmente utilizzare un vaccino che protegga anche nei confronti dell'infezione. Ribadisco, il vaccino attuale è efficace contro la malattia grave, quindi per i soggetti a rischio, per i soggetti che hanno l'opportunità di fare il vaccino è opportuno che venga fatto e che venga fatto rapidamente. L'azienda territoriale ha aperto ulteriori offerte per la vaccinazione nelle sedi periferiche, ha rafforzato l'offerta sia nella città di Ferrara che in tutte le altre zone del territorio. Ed è facile accedere sia direttamente al vaccino, ma anche attraverso una prenotazione utilizzando i canali tradizionali. Nel sito dell'ASL è presente una spiegazione molto dettagliata su come fare per la prenotazione e dà tutte le informazioni utili sia per capire quanto è importante vaccinarsi, sia dove fare la vaccinazione.